Ha 45 anni, vive a Los Angeles, dove lavora nel mondo dei videogiochi da quando ne ha 18. Sto citando ovviamente Eleonora Chioda che l'ha intervistato. Ha vinto premi ovunque, nato a Savona, liceo scientifico Rapallo, arrivato a Hollywood, passando per Milano, Edimburgo, San Diego, e gli abbiamo chiesto di parlarci sì di videogiochi, ma di metaverso insieme, che le due cose, come avete visto, sono molto vicine. Sul palco una leggenda di questo settore, Cristian Cantamessa. Bentornato. Ciao, grazie, grazie. Quando l'ho chiamato, devo dire, non speravo di portarmelo via da Los Angeles, invece l'ho chiamato qualche mese fa, ma te la senti di venire? Mi ha detto subito sì, facile. Pensavo peggio, devi andare là però. Sempre un piacere. A te. Grazie, grazie Riccardo. E grazie a voi di essere qui. Allora io, appunto come diceva Riccardo, arrivo da Los Angeles, qualche giorno fa sono all'aeroporto di Monaco, dove faccio scalo prima di venire a Torino. È sera tardi, sono stanchissimo, acciaccato, dopo 11 ore di volo e c'è l'aria condizionata a palla dentro l'aeroporto. Io tutto quello che voglio fare è andarmene in albergo a dormire, ma ho ancora un volo verso Torino. Di fianco a me, mentre cerco di riposarmi, c'è un bambino di circa 2 anni che vuol fare tutto piuttosto che dormire, e anche mi dispiace per la sua mamma. E mentre lo guardo, lo vedo che si arrampica, che esplora, che tocca tutto, si va ad infilare e ad incastrare tra uno dei pilastri dell'aeroporto e la finestra che guarda verso gli aerei. E io da una parte penso, cosa faccio? Lo vado ad aiutare e a salvargli la vita? Ma poi mi viene invece uno spunto di riflessione. Guarda questo bambino, noi teniamo questo desiderio di esplorare e di andare all'avventura finché non siamo grandi. Infatti siamo tutti qua oggi per parlare di un nuovo mondo che vogliamo andare ad esplorare come questo bambino all'aeroporto, ed è ovviamente il metaverso. Allora, che cos'è il metaverso? Lo sappiamo tutti, non vi voglio prendere troppo tempo, ma giusto per darvi un'idea, diciamo, del contesto. La parola metaverso arriva da un libro di fantascienza di Neal Stephenson che si chiama Snow Crash, scritto negli anni 90. Un bellissimo libro, e Neal ci spiega che il metaverso è un mondo sintetico dove persone sono in grado di avere corpi creati al computer, possono fare shopping, possono andare a dei concerti, possono giocare con gli amici e in generale trovare un rifugio dal mondo in cui vivono. Ovviamente sembra molto di attualità ed è per questo che ormai ne stiamo parlando parecchio. Ecco. Però diciamo, a parte questo, a noi piace molto ancorarci a queste parole dai libri di fantascienza per cercare di definire qualcosa che ancora non esiste, diciamo questo futuro dell'internet. In fin dei conti l'abbiamo già fatto una volta. Vi do un'altra parola che abbiamo preso dai libri di fantascienza, non so se ve lo ricordate, il cyberspazio. Il cyberspazio, un'altra parola presa da Neuromante, grosso libro cyberpunk di William Gibson, che abbiamo utilizzato per battezzare e definire l'internet 1.0, quando ancora, se mi dicevano TikTok, io li avrei guardati dicendo ormai l'orologio. Quindi, diciamo, utilizziamo queste parole mutuate dalla fantascienza per aiutarci a vedere un futuro che ancora non c'è. Quindi il metaverso non esiste, il metaverso lo stiamo costruendo. E quindi, diciamo, come possiamo cercare di costruire questo metaverso se ancora non c'è? Io non lo so, perché non sono un guru tecnologico. Io scrivo, come diceva Riccardo, scrivo per vivere. Scrivo videogiochi, scrivo film, scrivo per la televisione. Però vi posso dire che ho fatto un'osservazione. E questa osservazione non è tanto nel prodotto metaverso, ma è un'osservazione nel processo che ci potrebbe portare al metaverso. E ho cercato un po' un nome per questo processo e, non trovandolo nei libri di fantascienza, me lo sono inventato io per questa occasione e l'ho chiamato iperconvergenza. Che cos'è l'iperconvergenza? Allora, prima di tutto, l'iperconvergenza è la convergenza dell'hardware. Il metaverso è ovunque. Ma se il metaverso è ovunque, lo dobbiamo poter accedere con qualunque dispositivo. Ora, ci sono quelli che dicono il metaverso è soltanto una cosa con gli occhialini di realtà virtuale e cose del genere.
Non ne sono così sicuro, perché secondo me la realtà virtuale ha ancora molta strada da fare, però vi dico che quasi sicuramente il metaverso sarà accessibile dal caschetto virtuale al vostro telefonino. Quindi avremo tutti questi dispositivi hardware in iperconvergenza, e non soltanto come possiamo avere adesso, dove c'è l'app che funziona sul telefonino, che è una versione cugina povera fatta da qualcun altro, ma un sistema automatico che va direttamente dal concetto telefono alla visione realtà virtuale automaticamente, autonomamente. Convergenza software la vediamo già adesso, perché abbiamo molti mondi online che possono essere massively multiplayer RPG, che possono essere le comunità di TikTok e Instagram. Il problema è che questi mondi, queste comunità online, non sono in iperconvergenza, ovvero non sono collegate tra di loro. Nel metaverso queste comunità saranno diciamo parti regionali di una stessa mappa, saranno accessibili seamlessly, quindi senza problemi, e soprattutto sarà possibile portare assets, quindi elementi, da un mondo ad un altro, grazie anche a una seconda convergenza, che è la convergenza dei tool di sviluppo per andare a creare questi mondi software connessi. E poi finalmente quello che mi sta molto a cuore, diciamo la cosa che è veramente eccitante dell'iperconvergenza, che è la convergenza dei contenuti. Quindi la musica, i videogiochi, il cinema, la televisione, il branding, lo shopping, tutti dentro un enorme contenitore in iperconvergenza, dove è possibile appunto esplorare non soltanto l'idea del film che è stato adattato da un fumetto, ma con asset che sono generati per il film, che possono migrare, e personaggi che possono migrare nel videogioco, e che poi addirittura posso fabbricarmi a casa con la stampante 3D, quindi l'iperconvergenza dei contenuti. Prendiamo tutte e tre assieme e abbiamo diciamo i mattoni per costruire il metaverso. Ora, voi mi direte, questa è tutta una bella teoria, grazie, ma in pratica, dove questa ispirazione, da dove arriva? L'ispirazione arriva per me dal mondo dei videogiochi, perché io faccio questo lavoro da 25 anni. Se non vi fidate di me e non pensate che i videogiochi sono un proto-metaverso, una cosa che ci porta attraverso il metaverso, allora magari fidatevi di Microsoft, perché nell'operazione più grande delle acquisizioni Big Tech si sono comprati o si stanno comprando Activision Blizzard per 75 trilioni di dollari, e stanno facendo questa operazione perché nel loro financial disclosures, nelle loro disclosures, hanno ammesso perché andiamo ad acquisire i mattoncini per costruire il metaverso. Quindi i videogames li possiamo guardare perché ci offrono delle sorgenti di ispirazione. E ci offrono anche qualcos'altro che io chiamo engagement drive, alcuni lo chiamano gamification. Fondamentalmente un'altra cosa molto potente dei videogiochi è che anche quando facciamo degli esperimenti di education o di marketing, delle attivazioni, andiamo a vedere che quando c'è una forte componente ben fatta di intrattenimento elettronico tipo videogame, noi o attiriamo l'audience con queste meccaniche di gioco o le riteniamo una volta che sono arrivate per consumare qualcos'altro. Un esempio eclatante, per esempio, è Fortnite, dove vediamo che praticamente la gente si era avvicinata a Fortnite per un videogioco dove fondamentalmente ci si spara in faccia, e adesso lo utilizzano come proto-metaverso per i concerti, per trovarsi con gli amici, per scambiarsi le ricette dei biscotti, eccetera. Quindi, quali sono, diciamo, le tre componenti convergenza software, hardware e dei contenuti che possiamo vedere oggi nei videogiochi, che ci possono ispirare domani per il metaverso? Allora, prima di tutto, i videogiochi già sono all'avanguardia del contenuto convergente. Abbiamo parlato di Fortnite. Ditemi un altro sistema dove posso
trovare Darth Vader, Goku di Dragon Ball, Ryu di Street Fighter che si sfidano a una danza di ballo mentre andiamo a vedere il concerto di Marshmello e ci siamo appena fatti shopping con Balenciaga. Questo è un esempio che magari si avvicina già a quella definizione che avevamo detto all'inizio. In più abbiamo adesso il multiversus di Warner Brothers, dove abbiamo Batman che si combatte con Scooby-Doo mentre Harry Potter li guarda. E per finire abbiamo ovviamente l'esperimento del 2002 con Disney e Square Enix che hanno creato Kingdom Hearts, dove i personaggi della Disney e i personaggi della Square si lanciavano in una grande avventura in convergenza. Quindi i videogiochi già la fusione dei contenuti l'hanno sperimentata superando tutte quelle barriere burocratiche di costi e di licenze, e quindi ci sono anche comunque delle buone esperienze, delle buone lezioni business da prendere nel mondo dei videogiochi. Crossplay e streaming sono praticamente i videogiochi all'avanguardia della convergenza hardware. Crossplay vuol dire che ai videogiochi interessa tanto che se tu hai una PlayStation o un Xbox o un Nintendo Switch ti puoi giocare allo stesso gioco, che sia Minecraft piuttosto che Call of Duty. Questo tipo di collegamento hardware non è per niente facile ed è di nuovo stato a livello pionieristico fatto, sviluppato, pronto nel mercato dal mondo dei videogiochi, crossplay. E poi adesso purtroppo hanno di recente annunciato che si stanno togliendo dal mercato, ma Google aveva lanciato Stadia, che è proprio la frontiera dell'integrazione, dell'iperconvergenza hardware, perché ti permette di giocare Cyberpunk sul televisore smart, premere pausa, continuare a giocare dallo stesso punto sul telefonino, premere pausa e continuare a giocare sulla console. Quindi fondamentalmente un sistema rivoluzionario, tecnologicamente rivoluzionario, che sono sicuro Google continuerà a vendere con un occhio verso il metaverso. E la convergenza software di cui parlavamo, che comunque è cugina di questa convergenza hardware, nei videogiochi si esprime fortemente con i tool di sviluppo. Due nomi la fanno da padrona, l'Unreal Engine e Unity. Sono praticamente tool che sono già in iperconvergenza, ovvero se io faccio un gioco con Unreal Engine, sono automaticamente in grado di portarlo su tutte le piattaforme che i bravi ragazzi di Epic mi hanno integrato alla pressione di un bottone. Quindi già si vede che questo strumento è in iperconvergenza. Ma non basta. L'Unreal Engine non solo è utilizzato per i videogiochi ed è utilizzato nella metà di tutti i videogiochi che sono in sviluppo oggi, e stiamo parlando di migliaia di videogiochi, ma è anche utilizzato da quelli che progettano le macchine. Le macchine vere, non quelle dei videogiochi. È utilizzato per fare i set virtuali, le astronavi e le uniformi di uno show in televisione come The Mandalorian per la Disney e altri, che sono nativamente già pronti all'interno dell'Unreal Engine. E per concludere, è anche utilizzato per tutte quelle che sono le applicazioni di realtà virtuale. Quindi i tool di sviluppo nel gaming sono alla frontiera assoluta dell'iperconvergenza software. E qui siamo alla fine di questo tempo limitato che ho avuto, ma che spero vi abbia dato uno spunto di riflessione per quello che può essere non esattamente il metaverso, ma la strada che ci porta verso il metaverso. Questa strada lastricata da questi mattoncini che sono i videogiochi, e la strada stessa è la strada dell'iperconvergenza. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se siete curiosi di queste immagini un po' strane che ho utilizzato, sono generate da un software di intelligenza artificiale che si chiama Midjourney. Sono completamente generate da un'intelligenza artificiale, e magari un giorno parleremo di come l'intelligenza artificiale si interfaccia con la creatività e con il metaverso. Ti devo portare sul palco con Fagin. Dai. Vado a parlare di questo. Mi sono fatto il teaser per il prossimo. Ma torni l'anno prossimo? Se mi inviti, sei già invitato. Vengo volentieri. Sei già invitato. Grazie Cristian Cantamessa. Grazie a tutti. Grazie, lasciami questo, lo tengo io. Grazie.